Amici di Vending TV, bentornati. Si apre Venditalia 2015, la manifestazione che non è più solo biennale, ma in questo caso in una versione ridotta, limitata e in assoluto speciale. Una manifestazione fortemente voluta dall'ex presidente Lucio Pinetti che diventa realtà. Abbinata a Tutto Food tra il 3 e il 6 di maggio 2015, vedremo in questi 4 giorni tantissime novità, riusciremo a documentarle certamente attraverso i nostri microfoni e le nostre telecamere. Voi naturalmente restate incollati alla poltrona e guardatele con la solita leggerezza con cui andiamo a realizzarle, perché sono assolutamente certo riusciranno a colpire la vostra attenzione e la vostra fantasia, perché potranno venirvi in mente nuovi business da andare a realizzare. Iniziamo con forse una delle più grandi novità di questa Venditalia 2015. Venditalia 2015 Special Edition, siamo allo stand della Intel con Christian Brugnetti. Cosa ci fa un dipendente della N&W allo stand della Intel? Lo sentiremo tra pochissimi secondi, prima però accogliamolo con un buongiorno facendoci spiegare chi è, cosa fa. Christian, tu sei un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it, sei il tuo esordio televisivo. Nome, cognome, azienda la conosciamo, funzione 30 secondi per te per presentarti agli amici di VendingTV.it. Ciao a tutti gli amici di VendingTV, io sono Christian Brugnetti, lavoro in N&W da 13 anni e da qualche anno all'interno del gruppo di marketing di prodotto mi occupo dell'elettronica, dei distributori automatici di N&W e di tutti i sistemi di pagamento. E che cosa ci fa N&W qui allo stand di Intel? N&W per questa occasione presenta una batteria di distributori molto innovativa, sviluppata appunto in collaborazione con Intel, e di cui vediamo un esempio qui di fianco. Abbiamo realizzato dei distributori con una tecnologia nuovissima di Intel, che si chiama Intel RealSense, in grado di utilizzare le gesture e quindi senza l'utilizzo di nessun touch fisico verso la macchina, per la selezione e il pagamento dei prodotti. Quindi abbiamo abbinato una tecnologia contactless per la selezione e la tecnologia contactless del sistema di pagamento per un'esperienza dell'utente completamente touchless. Vediamo che nel frattempo ci sono due monitor, uno in corrispondenza dei vani di erogazione, dove materialmente si possono vedere le spirali, ma prima ancora un monitor LCD semitrasparente. Com'è nata questa idea? Diciamo, la richiesta da parte del mercato, da parte dell'utente, di avere sempre più informazioni relative al prodotto ha fatto sì che N&W sviluppasse una soluzione per sfruttare al massimo l'area disponibile. Abbiamo quindi pensato di adottare uno schermo trasparente e posizionarlo dietro alla vetrina, sfruttando così la retroilluminazione della vetrina stessa per mostrare immagini pubblicitarie, per mostrare le informazioni del prodotto che l'utente vuole andare ad acquistare. Mentre su quest'altro lato, quello dedicato in fondo al caldo, alle bevande calde, c'è altro monitor con due telecamere integrate, ma soprattutto, parlando di distribuzione automatica, c'è un vano erogazione, una cap station, come in gergo si chiama. Esattamente. Abbiamo utilizzato... Quindi questa macchina fa anche il caffè, insomma. Assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo utilizzato due videocamere su questa macchina. Una videocamera è dedicata appunto alla tecnologia touchless, chiamata appunto RealSense, e tramite l'utilizzo della mia mano io posso andare a selezionare il prodotto in questa maniera. In questo caso è come se fosse un mouse, così? Esattamente, esattamente. Io utilizzo la mia mano come fosse un puntatore e muovo davanti allo schermo utilizzando l'iconcina che c'è sullo schermo per andare a selezionare i prodotti disponibili all'interno della batteria dei distributori. L'altra videocamera invece è una videocamera tradizionale che è dedicata a fare il cosiddetto audience analysis, cioè il riconoscimento e
il conteggio delle persone che stanno davanti alla macchina in questo momento. Christian, io ho avuto modo di dare uno sguardo un po' più attento a questo monitor e alle sue funzioni, ma ci sono davvero tantissime opzioni, ce le descrivi qualcuna? Sì, abbiamo cercato di lavorare soprattutto sulla user interface, cercando di differenziare quanto più possibile i prodotti e in questo modo andarli anche a categorizzare, proprio perché, diciamo, seguendo un po' quelli che sono anche i temi dell'Expo, abbiamo dotato di questi distributori di prodotti appartenenti alle cosiddette categorie protette, quindi abbiamo prodotti senza glutine, prodotti biologici, vegani, appartenenti a tutte queste categorie, e attraverso questa user interface io sono in grado di andare a filtrare questi prodotti proprio per ricercare più velocemente i prodotti appartenenti alla categoria che interessa in questo caso all'utilizzatore finale. Ecco, infatti leggiamo sullo schermo solo quelli adatti a te. Esattamente, esattamente. Proprio perché c'è questa ricerca, c'è questa attenzione particolare alle tipologie di prodotti appartenenti appunto a queste categorie protette per le persone che hanno problemi di allergia verso certe tipologie di prodotti piuttosto che intolleranze alimentari. Ecco, ma ci sono anche tante altre funzioni, con questo si possono fare, si può scegliere il prodotto del giorno, tanto per fare un esempio, è così? Esattamente, esattamente, c'è la possibilità diciamo di aggiungere dei prodotti tra i prodotti del giorno, magari il prodotto che si sta avvicinando alla scadenza, è possibile programmare da remoto qual è il prodotto che deve essere messo in promozione proprio perché magari la scadenza si sta avvicinando. E quindi visualizzare attraverso quest'altra icona i prodotti scontati. Esattamente. Abbiamo anche aggiunto una funzionalità a carrello che mi permette di selezionare più prodotti contemporaneamente e poi pagare con un'unica transazione. In questo modo per il gestore c'è un vantaggio economico non indifferente, proprio perché l'acquisto multiplo mi permette di avere un unico costo di transazione anziché avere diversi costi per ogni singolo prodotto. Beh, direi che le funzioni non si fermano alle pochissime che abbiamo descritto, ma ce ne sono tante altre. Ce n'è qualcuna che è di maggior interesse e vorresti divulgare attraverso i microfoni di VendingTV.it, di cui non hai ancora parlato? Allora, diciamo un'altra cosa molto, molto interessante e che secondo me vale la pena sottolineare è la gestione dei video, della pubblicità completamente da remoto. E qui ancora una volta il Dynamic Digital Signage entra prepotentemente nel mondo della distribuzione automatica. Esattamente, è un mondo che si sta affacciando appunto alla distribuzione automatica sempre di più, e tramite questi distributori, tramite questo concept che abbiamo presentato, c'è una reale dimostrazione di come il mondo del digital signage si stia integrando sempre più all'interno dei distributori automatici. Di fatto il digital signage è quel sistema di comunicazione dinamico attraverso il quale poter esprimere o manifestare dei concetti, fare pubblicità, fare informazione, che in questo caso sarebbe davvero un toccasana, vuoi per l'alimentazione, vuoi per le ultime notizie, vuoi per qualsiasi cosa il gestore o la postazione voglia andare a comunicare al consumatore finale. Quanto avete pensato al consumatore finale in questo caso? Questa macchina è dedicata quasi interamente al consumatore finale, proprio perché stiamo andando incontro a quelli che sono i temi dell'Expo, alle informazioni nutrizionali, ai prodotti, alle informazioni relative alle categorie di prodotto che sono necessarie avere e conoscere per l'utilizzatore finale. Questa è proprio rivolta a loro, quindi abbiamo tra virgolette dimenticato un attimino tutti i principi, tutte le necessità dell'operatore, proprio per concentrarci per arrivare con una soluzione che possa soddisfare al 100% l'utilizzatore finale. E dunque, in linea con quelli che sono i temi toccati da Expo, questa macchina va a soddisfare le principali caratteristiche della Esposizione Universale Milanese. Christian, ma abbiamo detto che questa macchina fa anche il caffè? Assolutamente sì. Lo fa il caffè. E la qualità è la solita delle macchine NW, che è riconosciuta assolutamente. E allora, in linea
con i segnali mandati da Expo, il tema di questa semestrale universale milanese, io dico nutriamo il pianeta, prendiamo un caffè, mostriamo che fa anche una bevanda calda, un caffè espresso così come solo le macchine N&W riescono a fare. Facciamo pure la selezione mentre nel frattempo lui prepara, noi salutiamo e finalmente nutriamo il pianeta, perché è necessario nutrire il pianeta. Cristian, grazie, sei stato simpaticissimo, grazie. Sei stato veramente estremamente professionale nel riuscire a rispettare quelli che sono i tempi televisivi, che sono sempre molto compressi, per poter fare in modo che la soglia di attenzione non crolli dall'altra parte. Avremo modo di parlare di questo, di questa iniziativa, di questo distributore successivamente, anche e soprattutto attraverso il nostro portale www.vendingnews.it, il principale portale di informazione dedicato alla distribuzione automatica italiana, il più guardato del mondo, e sulla nostra rivista bimestrale vendingnews.it. Per il momento, Cristian, dai un saluto agli amici di Vending TV e vendingnews.it. Un saluto a tutti gli amici di Vending TV, alla prossima. E io nel frattempo, mentre lui pensa a nutrire il pianeta con un caffè, continuo per andare a documentare altre novità presentate qui a Venditalia 2015 nella Special Edition in concomitanza di Tutto Food e naturalmente la semestrale di Expo. Non andate via mentre noi prendiamo un caffè molto velocemente. Torniamo tra poco.